Ciao a tutti, oggi a Venezia abbiamo visto Suspiria, il nuovo film di Luca Guadagnino, è attesissimo da tutti, forse lo conoscete già, avete già sentito questo nome perché Suspiria è appunto un film di Dario Argento del 77, horror famosissimo, consacrato, adorato da tutti, però Luca Guadagnino appunto ha deciso di farne un remake quest'anno che è stato presentato questa mattina alle 8. E 30 in sala d'arsena e io ho fatto una fila e l'ho visto e devo dire che mi è piaciuto molto. Però prima vi dico cosa parla. Allora, il film tratta di una ragazza americana della campagna, mi pare di religione mormone, che arriva a Berlino e fa un'audizione per una scuola di danza ed è fantastica, è stupenda, tutti la prendono immediatamente. E diventa anche la protagonista del prossimo spettacolo. È una scuola di danza un po' particolare, perché succedono cose losche, c'è una ragazza scomparsa, un po' di drammi. E il film, allora, dicevo prima, perché non mi so contenere quando c'è l'entusiasmo, che mi è piaciuto molto, perché intanto è ambientato nella Berlino degli anni 70 e c'è questo ambiente appunto di Berlino divisa dal muro, molto quasi noir si può dire, però con un approccio molto moderno di Guadagnino, secondo me. Nel senso, vediamo Berlino in modo grigio e scuro e tetro, ci ricorda veramente fedele all'epoca. È difficile non rivelare troppo del film, però all'inizio parte appunto questo noir degli anni 70 a Berlino e potrebbe sembrare un semplice film su una scuola di danza. Non serve molto tempo per capire che le cose sono in realtà molto più complicate e si arriva a dei punti horror abbastanza espliciti, però allo stesso tempo devo dire anche raffinati, posso dire, un attimo, raffinati e scioccanti. Inoltre una cosa che mi è piaciuta molto è la colonna sonora, che è stata composta dal cantante dei Radiohead, Tom York, e ha fatto un paio di canzoni originali e tutta la colonna sonora che è perfettamente in sincrono con le scene di danza e specialmente con le scene iniziali e finali del film. Io ve lo consiglio, è un bel thriller horror di classe, diretto bene, è recitato soprattutto molto bene da Tilda Swinton, che non rivelando quali sono i suoi personaggi, ma fa più di un personaggio, e anche Dakota Johnson, molto brava nel ruolo di protagonista.